Un vero e proprio agguato di mafia. Una ventina di proiettili esplosi con un mitra, quattro dei quali hanno raggiunto il boss al volto e al torace, uccidendolo e ferendo a una gamba un cliente del negozio. È morto così Severino Palumbo, 52 anni, pluripregiudicato per mafia, droga ed estorsione. I killer conoscevano i suoi spostamenti. L'uomo si recava spesso in questo negozio di elettrodomestici in corso Leone Mucci, essendo amico del proprietario che ha assistito alla sparatoria, così come una coppia che stava per acquistare un frigorifero e il 54enne incensurato Diego Sponcichetti, ferito da un proiettile vagante la coscia sinistra senza riportare per fortuna gravi conseguenze. Il comando era composto da tre uomini giunti su una Fiat di colore scuro, una persona atteso in auto, un'altra è rimasta sull'uscio del negozio e la terza ha sparato con il mitra prima dall'esterno e poi dentro all'esercizio commerciale. L'arma potrebbe essere una Scorpio calibro 7,65, forse la stessa impiegata nell'agguato a Michele Russi, il 54enne rimasto miracolosamente illeso in una sparatoria lo scorso 14 febbraio. Si fa strada l'ipotesi del tentativo di un gruppo di nuove leve di emergere nella criminalità locale.